Il destino di Accor Phoenix è appeso al filo di una nuova inchiesta che rischia di mettere questa volta davvero la parola fine a uno dei più grandi investimenti industriali per l'Aquila e per l'Abruzzo. La notizia è che i finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo per equivalente di quasi 5 milioni di euro nei confronti della società aquilana Accor Phoenix S.p.A. che si occupa del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici all'interno del Tecnopolo d'Abruzzo. Indagati tre dirigenti responsabili del reato di indebita percezione di contributi statali. È l'ultimo episodio di una storia, quella dell'Accor, tortuosa sin dalla nascita, quando l'imprenditore inglese di origini indiane Ravi Shankar volle investire nel capoluogo di regione approfittando delle risorse pubbliche, 10 milioni di euro a fondo perduto provenienti dal bacino del 4% della ricostruzione riservato alle imprese che decidono appunto di investire nel territorio colpito dal sisma del 2009. Fondi che andavano a integrare i 45 milioni di investimento privato. Su di essi hanno messo gli occhi le fiamme gialle per le quali i responsabili di Accor Phoenix avrebbero falsamente attestato di possedere requisiti minimi di innovazione tecnologica e di durevole capacità economica previsti dal bando Invitalia, quello tramite il quale sono stati appunto attribuiti i fondi. Oggi giornata convulsa di interlocuzione tra i dirigenti aziendali e sindacati preoccupati per il destino dei lavoratori, tutti provenienti dal le crisi aziendali dell'ex polo elettronico e per loro questo era veramente una speranza. Già due settimane fa i dirigenti di Accor avevano confermato alla FIAM CGL che l'ultimo acconto di Invitalia è una condizione necessaria per garantire il prosieguo delle attività. Se l'inchiesta dovesse bloccare l'erogazione dei fondi, la storia dell'azienda potrebbe finire qui. Il direttore Francesco Baldarelli aveva inoltre spiegato ai sindacati che l'azienda ha attivato il processo per la vendita dello stabilimento. Novità emergeranno dunque nelle prossime ore. Per i sindacati a questo punto è fondamentale l'intervento delle istituzioni.